Ci sono tre diversi aspetti nel rapporto tra guerra, prima guerra mondiale e alimentazione. Il primo è quello che riguarda l'alimentazione dei soldati al fronte. Da questo punto di vista il governo italiano sin dal maggio del 1915 elabora un piano per alimentare i soldati, non tenendo conto però di quello che capiterà durante il conflitto. Infatti il fabbisogno alimentare dei soldati italiani durante il conflitto, soprattutto fino al 1917, sarà insufficiente. Il problema centrale è che il governo italiano cerca di evitare eccessive privazioni nei confronti della popolazione civile. Quindi i trasferimenti di bovini, ad esempio, non vengono calmierati, non vengono condotti in modo massiccio verso il fronte proprio per evitare privazioni eccessive ai civili. Questo comporta innanzitutto un problema, un deficit dal punto di vista carnico, cioè proteico, per i soldati al fronte. Ci sono problemi aggiuntivi. L'Italia ha un sistema di trasporti insufficiente, soprattutto dal punto di vista ferroviario. Il fronte è un fronte limitato, ma è un fronte difficilmente accessibile, soprattutto per quanto riguarda la dorsale carnica e la dorsale dolomitica, ma anche per quanto riguarda risorse. Di conseguenza l'alimentazione del soldato, il rancio del soldato giunge tardivamente. Gli stoccaggi fanno ammuffire il pane, fanno addirittura imputridire le carni. Inoltre i trasporti direttamente dalle retrovie alla prima linea sono trasporti difficoltosi, vengono organizzati di notte attraverso delle pesantissime marmitte, che sono dei grandi pentoloni incamiciati che contengono appunto le zuppe con un apporto di carne estremamente disgustosa e di pasta, che giungono dopo circa 24 ore al fronte, trasformando il prodotto interno in una sostanza, una massa collosa. Nel caso addirittura delle montagne e del fronte alpino la situazione è opposta, il rancio giunge praticamente congelato, pertanto vengono anche introdotti sistemi abbastanza artigianali, fornetti Weiss, lo scaldarancio, che è un tipo di fornetto alimentato a carta, cera, grasso animale, per cercare di scaldare appunto i piatti. Ma qual è l'alimentazione di partenza, la razione viveri del soldato al fronte? 750 grammi di pane, 375 grammi di carne fresca, ma si tenga conto che la maggior parte di questa carne è composta da scarto, praticamente privo di capacità nutritive. Pasta e riso per circa 100 grammi, 350 grammi di patate, 15 grammi di caffè tostato, 20 grammi di zucchero, entrambi divisi in due tranche giornaliere, un quarto di vino, qualche condimento, saltuariamente la cioccolata. Questo è il rancio di partenza. Il problema è che nel corso del conflitto, proprio a causa di questa attenzione che il governo continua ad avere nei confronti della popolazione civile per evitare ovviamente proteste, questo rancio non sarà mai effettivo, non sarà mai effettivamente confermato. La situazione peggiora già dalla fine del 1915. Nel 1916 il rancio viene ridotto sensibilmente, si giunge a 600 grammi di pane per quanto riguarda appunto l'alimento primario, e poi abbiamo una sostituzione della carne, talvolta con carne conservata. La conservazione delle carni avrà uno sviluppo notevole proprio a causa del primo conflitto mondiale, e spesso la carne viene sostituita con del formaggio, con tutti i problemi nutrizionali del caso. Tutto cambia con Caporetto. Caporetto comporta un collasso anche dal punto di vista alimentare per l'esercito. Le razioni passano da 3.700 calorie al giorno a 3.000 calorie al giorno. In più abbiamo anche un problema grave che riguarda i profughi, che ovviamente si aggiungono ai soldati in rotta dopo l'offensiva austro-tedesca dell'ottobre del 17. Di
conseguenza abbiamo delle trasformazioni radicali anche delle scelte compiute dal governo. Il nuovo governo che sostituisce Saragra, Boselli, introduce attraverso appunto l'intervento sull'intendenza di finanza, sull'intendenza dell'esercito, una trasformazione della ripartizione tra alimentazione civile e alimentazione militare a favore dei soldati. Aggiungiamo che con la costituzione, la creazione della linea difensiva Piave Grappa, giunge anche l'apporto importantissimo delle forze dell'intesa, in particolar modo degli americani che, come la storia della logistica insegna, contribuiranno a migliorare le condizioni alimentari dei nostri soldati attraverso le nuove carni che verranno, nuove derate di carni che verranno distribuite appunto all'esercito italiano. Alla fine del conflitto l'esercito riesce a ottenere, il soldato italiano riesce a ottenere una razione di circa 3.600 calorie, quindi ritorna grosso modo al livello del 1915, ma si tenga conto che nonostante questi miglioramenti le condizioni dei soldati sul fronte sono condizioni che rimangono difficili. Si tenga conto che la realtà della trincea è una realtà estremamente precaria, anche dal punto di vista igienico. Si mangia circondati da cadaveri decomposti, da fossati biologici a cielo aperto, da rottami, da tutto quello che può essere la pattumiera della trincea. Quindi le condizioni igienico-sanitarie sono terribili. Ranci difficilmente commestibili, gallette ammuffite, la galletta, questo biscotto non lievitato, diventa insieme alla marmitta e alla gamella, cioè a quel contenitore con cui i soldati cercano in qualche modo di mangiare, diventa un po' il simbolo di questa terribile esperienza che è il primo conflitto.